È stato un vero e proprio cantiere sinodale l'assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali che si è tenuto sabato mattina al MAST. Volontari e collaboratori hanno gremito il prestigioso centro congressi per riflettere e confrontarsi. Ad aprire i lavori, quattro workshop tematici dedicati a nuove povertà, ascolto, abitare e cibo. A seguire un dialogo sul tema provocato e un nuovo sguardo fra Don Massimo Ruggiano, vicario episcopale per la carità, Don Matteo Prosperini, direttore della Caritas diocesana, e Isacco Rinaldi della Caritas di Reggio Emilia. Noi qua oggi siamo per dire grazie a tantissimi operatori e volontari, oggi è la loro assemblea. Noi Caritas Diocesana in fondo rappresentiamo tantissimi volontari che da sempre nei territori, nelle parrocchie, accolgono, ascoltano e accompagnano le persone più povere e bisognose, qualsiasi sia la povertà. Il Papa sottolinea sia all'inizio che alla fine del messaggio quanto sia importante dare uno sguardo al nostro stile di vita e al nostro rapporto col povero, come se fosse un momento di verifica, non di fare qualcosa di nuovo. E soprattutto dice, parla appunto della vicinanza, ma anche di rendere il povero protagonista del proprio cammino, non soltanto come un aiuto assistenziale. Oggi ci siamo focalizzati su quattro temi che riteniamo importanti anche da ripensare, che sono il tema del cibo, dell'alimentazione, il tema della casa, dell'abitare, il tema delle nuove povertà e il tema dell'ascolto. E dopodiché ci siamo radunati in assemblea plenaria per ascoltare il vicario episcopale Don Massimo Ruggiano, che ha sottolineato nel suo intervento un po' quello che da sfondo fa la giornata del povero, che ormai per la sesta volta Papa Francesco ha indetto. Dobbiamo anche noi creare comunione, cioè fare in modo che si collabori di più fra di noi nelle zone pastorali, le Caritas parrocchiali si confrontano con le altre, anche perché credo che la complessità dei problemi di oggi nessuno la potrà mai affrontare da solo. Perché credo che c'è quasi una vocazione nascosta dentro queste complessità della povertà che ci costringe ad essere comunità. Il nostro relatore è Isacco Rinaldi, che per tanti anni è stato direttore della Caritas di Reggio Emilia. A lui proprio abbiamo chiesto di essere provocati da uno sguardo nuovo, cioè noi abbiamo bisogno di vedere le nuove povertà per non creare dei nuovi poveri, vederle con intelligenza e forse anche con un pizzico di anticipo, e quindi dobbiamo ripensare anche ai nostri interventi dal punto di vista proprio di uno sguardo nuovo. Ma io penso che principalmente noi stiamo vivendo, come ci ha detto Papa Francesco, un cambiamento d'epoca. In questo cambiamento d'epoca l'esperienza di Reggio ci ha detto che è importante passare dal tema della prestazione di servizi al tema della relazione. Quindi direi che in questi ultimi 2 o 3 anni il mondo è proprio cambiato e la Caritas, che è lo sguardo della Chiesa sulle povertà, è quella che ha dovuto subire il cambiamento più veloce proprio per andare incontro alle povertà, ma soprattutto per aiutare le comunità a leggere i fenomeni che si stavano verificando sul nostro territorio. Faccio un esempio banale, proprio per capire quello che sto dicendo. Noi a Reggio Emilia gestivamo dei dormitori in cui si entrava la sera e si usciva al mattino. Il Covid ci ha detto che oggi offrire un dormitorio non è più vincente, è un servizio che può offrire un comune, che può offrire una cooperativa sociale. Alla Chiesa è chiesta di offrire dei luoghi di accoglienza in cui i poveri si uniscono alla comunità e vivono insieme l'essere famiglia. E questo diventa attraente e permette alle persone una conversione personale e comunitaria e permette alla persona di sentirsi accolta. L'ascolto che noi facciamo delle povertà non ne viene più attraverso una scrivania dove si compila una scheda. Ma prima di iniziare a compilare una scheda avviene un incontro che avviene a tavola nella mensa, nei luoghi di accoglienza, dove l'altro lo si incontra perché è una persona. Ci si confida, ci si confronta sulle varie situazioni della vita e non si raccolgono tanti bisogni, ma si raccolgono le storie delle persone. Attraverso poi la storia di vita della persona si prova insieme a capire quali possono essere i bisogni che la persona ritiene di dover affrontare per prime e insieme si cammina per capire quali risorse si possono attivare sul territorio ma anche nella comunità cristiana e crescere insieme come persone appartenenti a quel territorio e a quella chiesa.